Volantini pubblicitari a Cagliari, il porta pubblicità è appeso ormai fuori da più di un condominio, però quando tira vento o quando comunque arriva molta pubblicità, questa è la situazione. Anche a San Benedetto. Signora Racis, qual è la situazione? Si vede che purtroppo è l'inciviltà delle persone, anche perché bisogna dirlo, che chiunque prende, trova dei volantini, li butta e purtroppo viviamo nella sporcizia. Adesso che abbiamo anche il porta a porta, stiamo vivendo proprio in mezzo alla sporcizia. Perché cosa sta mancando? I servizi mancano nel senso che non ci hanno dato i mastelli condominiali, quindi purtroppo con i mastelli singoli non risolviamo niente. Invece con i mastelli condominiali penso che si risolverebbe la pulizia anche per la. Si riempie di frequente il porta pubblicità. Sì, tutti i giorni. Qualcuno nel palazzo magari lo butta, sinceramente, perché prende, trovandolo in terra, prende. Prima si prendeva e si buttava nel cassonetto, adesso non abbiamo più il cassonetto e non abbiamo risolto, non risolviamo proprio Dei niente. lettori ci hanno segnalato che soprattutto quando tira vento, ci hanno mandato anche le foto, le strade Certo. si trasformano in un tappeto di carta, di Certo, cartacce. sì. Che poi non è che servano più di tanto questi volantini. Perché lei non li consulta in generale? Ma qualche volta li consulto, la verità, perché insomma, Per fare le la spesa, offerte, oltre certo, agli acquisti. servono a tutti oggi le offerte, però non è che li utilizzo più di tanto, perché li troviamo anche nel supermercato, O insomma, comunque così. nei posti. Il Certo. comune cosa dovrebbe fare dal suo punto di vista? Prima di tutto, la pulizia delle strade, E assolutamente. sui volantini Sui pubblicitari? volantini penso che purtroppo sono anche i ragazzi, lavorano e anche giusto. Per loro è un lavoro, oggi lavoro non ce n'è, è giusto che lo facciano, però dovrebbero farlo, come posso dire, ci dovrebbe essere più controllo, ma purtroppo qui a Cagliari i controlli ce ne sono ben pochi. In una battuta, tra i nostri lettori c'è chi ha detto anche: sì, però i volantini, cartaceo, siamo nel 2019, le offerte ormai si leggono su internet. Sì, però chi non sa usare internet che fa? Quello. Bisogna anche pensare alle persone anziane e alle persone che non sono capaci. Qui ormai è tutto, come si Su dice? internet? No, è tutto tecnologico, però non tutti sono tecnologici. Ci sono persone anziane che non lo sanno usare e quindi si dovrebbe, cioè dovrebbe, come posso dire, si dovrebbero aiutare le persone che non Comunque lei dice sono. anche: cerchiamo una soluzione per accontentare tutti, anche i Certo, giovani che fanno volantinaggio. i giovani hanno bisogno di un lavoro, purtroppo devono fare anche questo perché non hanno lavoro e si adattano a fare tutti.